dalla boutique dei Caritas Ticino a Lugano, in piazza San Rocco, i miei saluti a tutti i telespettatori che seguono Caritas Insieme. Siamo qui, beh, certamente per parlare un po' della boutique, per farvi venire voglia di venirla a vedere da vicino, ma anche perché in questo ambiente pieno di colori, di forme, molte delle quali sono legate a un paese straordinario, l'India, ci introducono a quello che sarà il tema di questa sera. Un tema che parla di solidarietà, quindi da questa boutique che in fondo è fatta per proporre degli oggetti belli, delle cose che danno la possibilità a persone in India e in altri paesi del mondo di lavorare e di avere un contatto con noi. Ecco, da questo ambiente pieno di colore noi oggi parleremo di un'impresa, in fondo, chiamiamola così, che alcuni oftalmologi della Svizzera romanda di Losanna hanno messo in piedi qualche anno fa. Siamo andati a Losanna a trovare il dottor André Mermou, che è all'origine di questa fondazione che si chiama Vision for All, Vista per Tutti, e un suo amico, un altro oftalmologo, Marc-Étienne Carlin, che si è lanciato con lui in questa avventura. E poi sempre a Losanna, per poter in fondo sentire un po' la temperatura di questa solidarietà e di questa medicina umanitaria in Svizzera romanda, abbiamo incontrato la dottoressa Konrad von Bremen, che ha una lunga esperienza di questa particolare branche della medicina. Ma dai colori indiani però della nostra boutique di Lugano andiamo davvero in India, dove Vision for All ha fatto nascere questo ospedale oftalmologico. Dottor Mermou, l'associazione Vision for All, come è nata e perché? Alors, elle est née en 2001 à la suite d'un projet que nous avions effectué avec une équipe d'ophtalmologues. È nata nel 2001 in seguito a un progetto realizzato con un'equipe di oftalmologi losannesi in Congo. Avevamo montato un ospedale oftalmologico e abbiamo sentito il bisogno di fare altri progetti, e per farlo in maniera migliore abbiamo deciso di creare la fondazione Vision for All, che ha per scopo di favorire la creazione di ospedali, di centri oftalmologici. Un secondo scopo è quello di sostenere la formazione di medici e personale oftalmologico. Il terzo obiettivo della fondazione è di sostenere la ricerca sulle malattie più frequenti nei paesi in via di sviluppo, che non necessariamente sono tenute in conto dalle ricerche qui in Europa o negli USA. Cos'è che spinge un giovane medico e degli amici in un gesto di solidarietà così importante? È una domanda difficile, penso che ci siano molte risposte possibili e che ogni medico o chi ha un impegno umanitario avrà la sua risposta. Per quel che mi concerne, credo di aver ricevuto molto, di aver avuto la fortuna di essere in buona salute e di aver potuto fare degli studi di medicina. Aiutare è in fondo la contropartita giusta che ogni essere umano può dare. Ma è vero che nella mia vita ho avuto l'occasione di scoprire i paesi. Questa è la mia risposta personale, ma è vero che nella vita ho avuto l'occasione di scoprire i paesi in via di sviluppo molto giovane, e essere in contatto con la miseria spinge, direi, un essere normale a fare qualcosa per rimediarvi. Quello che facciamo spesso è una goccia nell'oceano, ma ogni goccia è un aiuto incredibile per la persona che lo riceve, ed è ciò che ci spinge, me e i miei colleghi, a dirci che anche se salviamo la vista di una sola persona, la sua vita è cambiata e l'aiuto è enorme. Ça change sa vie et ça permet d'avoir une aide énorme pour cette personne. Per lei che cosa significa questa esperienza di solidarietà vissuta in India? Moi, je trouve qu'on a une grande chance dans notre métier d'ophtalmologue parce que credo che abbiamo una grande fortuna nel nostro lavoro di oftalmologi, perché c'è un aspetto molto concreto quando si fa un'operazione, si cambia la vita dei pazienti che si operano. E in tutte le esperienze che ho potuto fare in Africa e in India, quello che si percepisce è questa fortuna, questa cosa che si porta alla gente, che si vede guardando i genitori di un bambino operato, oppure le persone anziane che appena dopo l'operazione riescono a rivedere, e questo gli cambia la vita. O bien ces personnes âgées qui en fait juste après l'opération arrivent à revoir.
Et ça leur change leur vie, alors évidemment pour nous... Evidentemente per noi è una fortuna straordinaria, perché con un piccolo intervento chirurgico relativamente semplice si può cambiare la vita di una persona, è una grande fortuna. On peut faire des changements dans la vie des gens, et ça c'est une grande chance. La vita cambiata attraverso le cure della vista, e chi sono le persone che voi curate attraverso i vostri ospedali? Alors, la plupart de nos patients sont comme en Suisse. La maggior parte dei nostri pazienti sono, come in Svizzera, persone anziane, cieche a causa della cataratta o del glaucoma, e quindi le malattie sono relativamente simili a quelle che abbiamo qui a Losanna. Ma abbiamo anche molti bambini, e curando i bambini abbiamo le più grandi soddisfazioni, perché il cambiamento della situazione non dura solo qualche anno, ma una vita intera. È una soddisfazione enorme vedere un bambino cieco ritrovare la vista. Ha una gioia talmente straordinaria negli occhi da darti l'energia per continuare per anni. Il ha una gioia talmente straordinaria negli occhi di questa persona che per noi ça donne l'energia di continuare per des années, je crois. E la stessa soddisfazione l'abbiamo anche con le persone anziane, perché quando uno per 10 anni non ha potuto vedere i suoi familiari, i suoi nipoti, poter vedere anche solo la sua famiglia è una gioia tale che si trasmette intorno a sé. E noi abbiamo la fortuna di vedere questa gioia nel cuore, negli occhi di queste persone. On croit qu'on apporte beaucoup, mais en fait on reçoit énormément. C'est une chance que mon travail de... Crediamo di portare molto, ma in effetti riceviamo molto. È una fortuna. Il lavoro quotidiano in Svizzera è interessante, bello, ma vedere altre culture, altre persone, vedere il ricordo della gente, sono regali ogni giorno. Riceviamo tantissimo. Allora, cosa mi spinge? Personalmente è l'incontro con André Mermoux e poi un concorso di circostanze, perché qualche anno fa ho potuto lavorare 6 mesi in India, quindi un amore per questa regione, per questo paese. Poi si tenta di coinvolgere tutti i nostri colleghi e la maggior parte sono contenti di poter dare una mano e di aiutare i paesi in via di sviluppo. La plupart sono tutti contenti di poter aider, apporter quelque chose autour d'eux e per aider d'autres pays en voie di sviluppo. Chi lavora in questo ospedale e come viene sostenuto? Come avete fatto a fare questa opera così grande? Aujourd'hui, il y a des médecins indiens qui travaillent sur place avec tout un personnel local, des infirmières, des techniciens. Oggi ci sono medici indiani che lavorano sul posto con tutto un personale locale, infermiere e tecnici, e questa gente è aiutata da visite regolari di medici svizzeri o di altri paesi fuori dall'India. Questa collaborazione permette di essere efficaci e di portare un'oftalmologia di punta in un paese sfavorito. Ed era lo scopo della nostra fondazione, offrire a persone povere un'oftalmologia identica a quella che abbiamo qui in Svizzera. E molti nostri colleghi partono 2 o 3 settimane e noi speriamo a lungo termine di poter riempire 1 o 2 posti di medici o di infermieri col volontariato svizzero. Ora, la domanda da dove vengono i soldi è una questione ampia. All'inizio c'è stato qualche grosso benefattore che ha permesso di lanciare il progetto. Poi presto i soldi non bastavano più ed è stato necessario trovare soldi altrove, grazie a Vision for All. E una delle grandi sorgenti è stata quella dei nostri pazienti dell'ospedale oftalmologico che sono venuti da noi all'unità glaucoma, hanno visto il lavoro che facevamo sulle foto nella sala d'aspetto e hanno proposto di sostenerci in questo lavoro. Altri colleghi nel cantone e da tutta la Svizzera hanno messo poi un piccolo dépliant nella loro sala d'aspetto e questo ha permesso ad altri pazienti di essere solidali col nostro progetto. Un progetto partito dalla Svizzera che però ha saputo coinvolgere quasi subito le risorse locali, i medici del luogo, le persone che curano del luogo. Questo è spesso molto difficile, riuscire a lavorare con le persone sul posto. Che cosa vi ha aiutato? Oui, ce qui s'est passé, c'est que, au fond, c'est un problème légal en Inde. Nous ne pouvons pas, en tant que Suisse, être propriétaire. Quello che è successo è partito da un problema legale. In India noi non possiamo, come svizzeri, essere proprietari di un ospedale o di una casa. E allora, da quando il progetto è nato, abbiamo dovuto associarci a una fondazione indiana, Project India, che aveva già costruito una scuola nella regione e che ci ha offerto il terreno e il supporto logistico per creare il progetto.
Con il terreno e l'aiuto della fondazione locale abbiamo potuto creare la costruzione, il progetto propriamente detto. E questa fondazione sul posto, che conosce tutte le strutture amministrative, ha potuto mettere in piedi l'organizzazione pratica dell'ospedale, l'assunzione di un amministratore, del personale, di un medico, delle infermiere. Ed è vero che senza questa collaborazione molto stretta questo progetto non avrebbe visto la luce. È vero che senza questa collaborazione molto stretta il progetto non avrebbe mai visto la luce. Sicuramente un progetto, un ospedale così prestigioso dove le tecniche sono quelle del resto del mondo attirerà una clientela anche ricca in India, oltre alle persone povere. Allora, c'était le but de notre travail, était de pouvoir attirer la clientèle aisée. Il nostro scopo era attirare la clientela agiata indiana che esiste per poter far funzionare l'ospedale umanitario e per attirare una clientela agiata bisognava offrire delle cure di prima qualità, le stesse cure che si possono trovare nelle grandi città indiane come Bombay e Madras. Questa è la ragione per cui siamo riusciti a installare a Mori l'equipaggiamento più moderno. Offrire una chirurgia moderna attira la clientela agiata e i guadagni fatti con quella clientela agiata permettono di sostenere il nostro lavoro umanitario che è gratuito. E i pazienti poveri hanno gli stessi trattamenti, hanno dei trattamenti di prima qualità. E i pazienti poveri hanno gli stessi trattamenti di prima qualità. La gente molto povera non paga niente, la gente mediamente povera partecipa secondo i propri mezzi. Certi pazienti pagano ad esempio un franco, altri pagano 10 franchi. E noi offriamo le stesse cure ai ricchi e ai poveri. A lungo termine questa politica, speriamo ci possa permettere, come lo fanno già altre fondazioni in India, di assicurare una continuità al progetto e che il progetto sia, come si dice in inglese, self-supporting, che possa vivere senza il nostro sostegno dalla Svizzera. Ma fino a quando questo potrà succedere, noi sosterremo il progetto e credo che bisognerà farlo per almeno 2 o 3 anni. Noi dobbiamo sostenerlo perché oggi ci sono molti più pazienti poveri di quelli ricchi che vengono e dobbiamo farci conoscere perché i pazienti ricchi vengano e possano a loro volta sostenere il progetto. Finalement, avec très peu d'argent, on peut changer la vie d'un patient en Inde. Une personne pauvre aveugle de la cataracte. Con pochissimi soldi si può cambiare la vita di un paziente in India. Una persona povera, cieca per la cataratta, attualmente può essere operata con soli 30 franchi, che per noi a volte sono il prezzo di un pasto al ristorante. È quasi niente, mentre può cambiare completamente una persona in India. Ed è la ragione per la quale il nostro progetto oggi ha successo. È perché la gente con una piccola somma può rendere un servizio immenso. Ed è per questo che lanciamo un appello oggi perché questo progetto continui. Vision for All ne farà altri. Noi speriamo di aprire un nuovo ospedale in Africa. Lo scopo della fondazione è di continuare, di fare il massimo di bene intorno a noi. L'obiettivo della fondazione è di continuare, di fare il più di bene possibile intorno a noi. C'è una storia che mi vuole raccontare, che l'ha particolarmente toccata, che è successa nell'ambito di questo gesto di solidarietà. Oui, alors il y a une expérience qui m'a particulièrement touché. Sì, c'è un'esperienza che mi ha particolarmente toccato. Una mamma è venuta in consultazione col suo bambino che aveva delle cataratte congenite. Era un bambino di 1 anno e la prima volta che l'abbiamo visitato, prima di operarlo, con un oggetto rosso cercavamo di attirare la sua attenzione, ma il bambino non vedeva affatto questo oggetto che si muoveva. E poi l'abbiamo controllato subito dopo l'operazione della cataratta. Ed è straordinario perché nelle stesse condizioni abbiamo tolto le bende e ho presentato lo stesso oggetto facendo esattamente la stessa cosa del giorno prima. E il bambino ha girato gli occhi, ha guardato l'oggetto e poi l'ha preso con la sua mano. Ho visto il sorriso della mamma che penso irraggiava, ho trovato che era straordinario. Il sorriso della mamma che in fait cominciava a rayonner, ça je trouvais que c'était extraordinaire. La temperatura dell'umanitario nel Canton Vaud. Dottoressa von Bremen, il suo lavoro come medico che si orienta verso l'umanitario, che cosa rappresenta per la sua vita? Per me, in quanto medico, il lavoro in ambito umanitario è un aspetto, direi, fondamentale della mia attività di medico, che anche se oggi non la svolgo più molto in ambito clinico, ma più che altro in ambito di insegnamento e di gestione sanitaria, però l'attività umanitaria mi riempie di gioia e di significato
e mi dà molte nuove idee anche per il lavoro che devo svolgere qui in ambito sanitario. Mi sono trovata con una situazione particolare dove esisteva un'attività umanitaria già da più di 40 anni, o quasi 40 anni, perché nel primo anno della mia attività abbiamo festeggiato i 40 anni di attività con la Terre des Hommes, che è stata fondata qui nel 61 da Edmond Kaiser a Losanna, e già da allora le prime attività umanitarie si sono svolte, anzi sotto forma di un trasferimento di bambini, all'epoca erano italiani, siciliani, all'ospedale universitario per trattare le conseguenze della poliomielite e altre affezioni soprattutto ortopediche. Quali sono le urgenze maggiori della medicina umanitaria? Rispondere che sono le mancanze di risorse è un dato per scontato. Io ho riscontrato più che altro in Bosnia e Erzegovina, dove ogni persona, ogni cittadino deve vivere veramente col minimo, ma non è la mancanza di risorse finanziarie, ma più che altro la mancanza di insegnamento e di utilizzo appropriato delle scarse risorse presenti. È quello che stiamo cercando di fare con Project Hope, veramente di dare un insegnamento che li permette di risolvere loro stesso i problemi che hanno. E devo dire che è un lavoro molto gratificante, con un successo inesperato in tempi brevissimi. Nel disegno dei programmi di aiuto, per piccole e più grandi organizzazioni, quello che stiamo cercando di fare è di privilegiare proprio un partenariato, partendo dal principio che altrettanto i nostri medici, infermieri hanno vantaggio ad imparare dai nostri colleghi, per esempio africani, che hanno ancora delle capacità di diagnosi e di comprensione del malato che noi abbiamo perso con la grande disponibilità dei mezzi tecnici. Noi favoreggiamo adesso il partenariato, che consiste nel fatto che cerchiamo di avere uno scambio tra professionisti sanitari di tutti i livelli, tra i paesi da sviluppare e quelli un po' più sviluppati, perché in fondo, per quanto riguarda la cultura medica, abbiamo tutte e due la stessa base. Per certi aspetti tecnici possiamo aiutarci l'uno l'altro, sia nell'apprensione più intuitiva del paziente, ma rispetto al medico, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Solidarietà dalla Svizzera romanda all'India, con questo servizio il nostro saluto per l'estate. Durante l'estate Caritas Insieme va in onda solo in versione molto ridotta con il Vangelo in casa, di per sé dovremmo riprendere in autunno magari con qualche sorpresa. Quello che non è una sorpresa è che potete comunque leggerci e scaricare i nostri servizi televisivi e vederli da qualunque angolo del mondo con un computer nel nostro sito di Caritas Ticino. Naturalmente l'invito da questa boutique di Lugano è quello di venirci a trovare in mezzo a questi colori che ricordano in fondo il tentativo di essere più vicini e più solidali con molti paesi del mondo, in particolare tutti quelli che amano i gioielli e che amano le perle, magari costruire i propri gioielli. Beh, abbiamo una gamma quasi infinita di colori che potrebbero accompagnarvi durante l'estate. Arrivederci. Wow, wow.